Ecco, si accomodi, ci possiamo dare del tu. Sì, io sono la strega, sono la strega. Puoi chiamarmi semplicemente strega e io ti darò del tu se non ti darà fastidio. Chi ti ha mandato qui? Oh, Luigi. Sì, è venuto qui l'altro sera. Sì. Beh, suppongo si sia trovato bene con me. Ed ha fatto passaparola, come giusto che sia. Senta, lei sa come funziona? Andiamo subito al dunque. Le dico subito che per avere delle risposte e per far sì che le mie energie si attivino, io ho bisogno di una paga, di uno scambio, una sorta di scambio di energia materiale. Se non le dispiace, le direi di aprire già questo consulto con 50 euro. Tanto io sono fidata. Non sono una ciarlatana. Sei qui perché il tuo amico Luigi ha risolto il suo problema? Sì? Oh. Sospetti che una tua amica ti ha fatto una fattura? Una fattura di morte? No! Ma dai! Magari è semplicemente un malocchio. Fatti guardare attentamente. Io ti passo la candela. Inizia per L, vero? Luisa. Ti chiami Luisa? Beh, sì, ogni tanto sì. Il nome no. Ho intuito che il tuo nome inizia per L. In effetti c'è un po' di malessere sul tuo corpo e nella tua mente. E vediamo di risolverlo, ma c'è bisogno di molta energia per risolvere. Vediamo di posizionare questa candela un attimo. Per bene, perché questa candela brucerà. Questa sera la candela non vuole reggere. Allora questa candela la posiamo qui,
sul nostro banco e brucerà per te. Allora, sento che vuoi avere delle risposte dai tarocchi, giusto? Mi mancano le forze, però. Sì, mi mancano le forze. Oh, sì, forse. Sì, forse un'altra banconota mi farebbe stare meglio. Come? Ah, perché le metto addosso? Le metto addosso perché i soldi a contatto con il mio corpo mi danno più energia, sì. No, non è solo per una questione di perderli o meno. Qui stanno al sicuro. Bene, io adesso devo richiamare gli spiriti che ci daranno delle risposte. Se lei è affetta da malocchi, fatture o robe varie. Se qualcuno le ha lanciato una maledizione, saranno gli spiriti ad aiutarci a leggere i tarocchi o comunque ad estrarre qualche tarocco singolo per avere una risposta un po' più immediata, senza fare una lettura approfondita che magari non interesserebbe. No, dicevo, sono proprio una vera strega professionale. Li sento, stanno per arrivare. Li sento, stanno per arrivare, stanno per arrivare, stanno per arrivare. Come chi? Gli spiriti? Le antiche anime dei defunti, anche. Loro ci daranno le risposte. Sai cosa c'è qua dentro? Qui dentro ho i miei tarocchi, i miei fedelissimi tarocchi, dai quali non mi separo mai. Tu hai mai visto dei tarocchi? No, mai dal vivo. Adesso hai l'occasione per vedere. Io faccio così. Beh, visto che non li hai mai visti, ti faccio vedere come sono esternamente. Vedi? Dentro le carte invece si presentano così.
sa. Io adesso andrò a mischiare le carte. Estrarrò per te adesso solo una carta conoscitiva. Sì, voglio vedere che persona sei. No, non ti preoccupare, se avrò bisogno di altra energia in banconote te lo chiederò direttamente. Oh, la prima carta conoscitiva, Regina di Bastoni. Sai cosa vuol dire questa carta? È la carta conoscitiva che parla di te. Ho chiesto agli spiriti di parlarmi di te, in generale, in grandi linee. Abbiamo estratto solo una carta. Cosa sei tu? Nella realtà di tutti i giorni. Nella realtà di tutti i giorni tu sei una persona indipendente che ha raggiunto i suoi obiettivi, ha lavorato tanto per raggiungere i suoi obiettivi e di fronte a te è tutto rigoglioso. Di fronte a te è tutto rigoglioso. Non devi temere. Hai un carattere forte. Ti sei conquistata tante cose. La regina riveste un ruolo alto, saggio e elevata. È al di sopra di tutto. Questo dimostra che il tuo carattere è forte, che sai domare le situazioni. Perciò non devi temere nulla. E così o sbaglio? Sei tenace. Vabbè. Ora ti vado ad estrarre altre due carte. E voglio capire se c'è qualcuno che ti vuole male, visto che hai detto che forse probabilmente sei stata fatturata. Tre di coppe. Quattro di spade. Allora, queste due carte rappresentano un prima e un dopo. Qualcuno con cui tu eri solita a fare tante cose, ad uscire. Questo, qui puoi vedere che stanno brindando, a condividere le vittorie, le conquiste, i traguardi, la coppa rappresenta quello, no? Il riempire qualcosa. Qualcuno con cui tu hai condiviso le gioie perennemente ti ha pugnalato alle spalle e ti ha resa inerme in una situazione, una particolare situazione. Quindi è come se tu adesso fossi rimasta lì a quel punto, in quel punto lì ferma, perché è proprio qualcuno che è molto vicino a te, che ti ha ferito, qualcuno con cui tu condividevi tutto. Sono le tue amiche. Sì, sono le tue amiche. Ecco, vedi? Ecco, vedi, mi hai risposto.
sono le tue amiche. Tu resti una ragazza forte e determinata, ma le tue amiche ti hanno tradita, ti hanno fatto qualcosa. Per sapere che cosa esattamente loro provano nei tuoi confronti, perché provano questa invidia, io ho bisogno di altra energia perché mi sta girando la testa. Oh. È uscito l'imperatore e il mago. Perché ti vogliono così male? Perché con il pensiero riescono a farti del male? Perché tu sei una ragazza che dal punto di vista materiale è riuscita a creare tanto. Sei riuscita a crearti qualcosa. Il mago. Sei riuscita dal niente a tirare fuori qualcosa di bello, di sano, di forte, e questo le tue amiche l'hanno invidiato. Di conseguenza hanno questi pensieri brutti nei tuoi confronti. A volte può capitare in amicizia che si venga pugnalati alle spalle. Sei una persona che inventa, ingegna, vuoi fare sempre meglio, vuoi creare ogni giorno qualcosa di nuovo. La carta del mago dice questo, si butta su cose che nessun altro fa e realizzi sul piano materiale quello che ti sei imposta, ok? Quindi sei riuscita ad ottenere qualcosa. Questa è la causa per la quale loro ti vogliono male, ma non ti preoccupare, non hai nessuna fattura, sei semplicemente invidiata e questo a volte può capitare. Come si chiamano le tue amiche? Carmen e Brigitte. Loro sono riuscite a farti male col pensiero, ma in realtà non ti vogliono male, cioè, mi spiego meglio. Loro ti invidiano così tanto da riuscire a scaricare la loro negatività su di te, ma non ti hanno fatto alcuna fattura. Assolutamente no. Ho indovinato praticamente tutto di te. No, non hai alcuna fattura. È emerso soltanto il motivo per cui sei tanto invidiata. Questi mali spirituali che mi hai spiegato da che cosa provengono. Sì, io sono una strega che non ne sbaglia mai una. Non ho mai, mai, mai sbagliato. Tutto quando vengo pagato. Beh, se ho soddisfatto la tua richiesta, in futuro tieni conto di me, mi raccomando.
Sì, ho quasi finito. Ho quasi finito. Bene, Luisa, sta tranquilla, le tue amiche provano solo un po' di invidia a questo pensiero che ho.